Il convegno di quest'anno è di sicuro molto più interessante di quello degli altri anni, anche perché risponde a una precisa configurazione teorica. L'etnomusicologia dovrebbe essere scendere dal piedistallo e andare fra la gente. Quindi questo abbiamo fatto quest'anno, siamo orgogliosi come proloquio di questa nuova interpretazione del convegno di etnomusicologia. In pratica, dalla teoria, che c'è stata molto significativa, molto importante, all'ascolto in diretta di persone come i fratelli Tortora, assolutamente straordinari, ma anche le donne di Capistrello di questa mattina e quelli che ci saranno ancora, davvero interessanti perché abbiamo avuto un saggio in diretta di che cos'è l'etnomusicologia, non soltanto sotto il profilo musicale, ma proprio come diceva la signora Tortora, proprio sotto il profilo della partecipazione corale della gente alla costruzione di un progetto, di una narrazione musicale. Senti questo, che te manda Antonio? Abbassate montagna della villa, fammi vedere amore alla pedrella. E amore è bello e tutti lo sa, senza un bacio non si può sta. E amore è bello e tutti lo sa, senza un bacio non si può sta. Allora, nonno diceva sempre a mia nonna, quando lei ti sveglia la mattina per andare a lavorare la terra, canta, tu hai di cantare, non gli sgridai, hai di cantare, canta che si avvizzano tutti quanti noi alla terra. Mi piace dire una cosa che forse è un po' controcorrente, chi mi conosce sa che non sono assolutamente un salviniano, ma io credo che bisogna recuperare la memoria storica, anche sotto il profilo musicale, di questo nostro paese, perché e valorizzarla. Germano Valleschi, minatore in Italia e all'estero, e all'inizio, siccome partivano sempre le famiglie, e lui nominava i nomi dei familiari e diceva il lavoro che facevano, è molto più lunga di quella che abbiamo visto, e lui in alcune lettere spesso scriveva alla moglie dove raccontava la vita dei minatori, la fatica, tutto il lavoro che facevano, dalla volata, sparare le mine, quando stavano anche nella miniera. Oppure raccontava sempre in rima, l'amore che sentivano mentre stavano fuori, pensavano alla famiglia, verso i figli e verso la moglie. Sentilo pianto te, sentilo pianto te, fa la Madonna, fa quello che abbiamo fatto oggi è stata una ripresentazione del canto sacro svolto a Capistrello negli anni, sicuramente fino agli anni 50, poi legate alle celebrazioni della Santa Pasqua e del Triduo della Passione. Sono canti che stanno via via scomparendo perché gli ultimi persone che le cantavano, esclusivamente donne poi, stanno giungendo al compimento del loro ciclo vitale e hanno però voglia di
farlo conoscere e di trasmetterlo, anzi si lamentano proprio di questo disinteresse e dice c'è bisogno di qualcuno che raccolga la nostra eredità e continui a mantenerlo. E io ho parlato, io sono un etnomusicologo, ho parlato della raccolta Riunioni Macera, che è una raccolta di canti tradizionali registrati a Pescina nel 1958 da questa ricercatrice. Sono, in tutto sono 23 canti perché sono stati registrati anche ad Androdoco alcuni di questi e ad Anticoli Corrado. E poi ci sono 10 canti registrati a Pescina. Sono importanti perché ci documentano un repertorio di tradizione orale in un momento del 1958 in cui la cultura contadina andava scomparendo e quindi ci presentano un modo di cantare, un repertorio dei testi, delle musiche, delle melodie e anche delle modalità di canto, quindi la voce, una bivocalità, quindi canti fatti a due voci, che oggi sono praticamente scomparsi. Quando ritorna, ritorna al marro, con la spada indovinata, se sei tu io maritata, ti la chiedo nel salvo. Rappresentante della città di Pescina, sono stato orgoglioso di ascoltare per la prima volta dei brani registrati nel 1958 a Pescina e cantati appunto da persone del posto. Addirittura c'era anche il banditore comunale che insomma faceva dei bandi molto particolari. Questi brani registrati si trovano nell'archivio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quindi credo che siano raggiungibili da tutti. Insomma, faremo in modo di farli conoscere e quindi pubblicheremo a breve tutti questi canti con tutti gli autori che appunto li hanno cantati nel 1958. Una mattinata interessante, bella perché ci porta indietro nel tempo facendoci apprezzare quella che era la tradizione canora delle nostre comunità legate a degli eventi importanti, quali l'evento della guerra, ma anche degli eventi naturali legati all'agricoltura, quindi i canti legati alla mietitura oppure i canti religiosi. Quindi una rassegna importante che ci porta indietro nel tempo e ci fa riassaporare un po' quella che era la nostra storia. La mia relazione invece ha riguardato i canti ispirati alla tragedia del terremoto del 13 gennaio 1915. Solitamente queste catastrofe, soprattutto quelle naturali in genere, ispirano poeti, musicisti, pittori a lasciare una testimonianza di quel dramma. Questo è avvenuto anche nei canti popolari. E Avezzano e la Marsica ne conservano alcuni. Molti sono di ispirazione colta, nel senso scritti da musicisti di professione e poeti di professione, ma ancora di più sono invece di espressione popolare, creati dalla gente comune su antiche melodie. In particolare l'indagine che ho condotto ha messo in rilievo come un canto che è ispirato a un fatto drammatico, l'assassinio del presidente francese da parte di Sante Caserio nel 1894, ha poi ispirato dei canti popolari sul terremoto che sono abbastanza conosciuti e penso ancora adesso qualche anziano lo ricorda ancora. Un fucino crudele da Torlonia sei stato asciutto, noi per te portiamo il lutto che la rovina in te scoppiò. A te scopre poi sono simili agli altri canti che abbiamo sentito. Gridava squarciacola, aiuto a tutta gola, ma nessuno le udì. Certo che quello del canto popolare è più
comunque una storia, una preistoria, nel senso che affonda il canto e la musica, il ritmo affonda in quello che è la, diciamo, la vita dell'uomo stesso, no? Tutte le espressioni dell'uomo. E, ciononostante, lavorare in qualcosa che prettamente può essere prettamente teorico, ma lavorare su qualcosa di odierno che ci permette appunto di classificare e di organizzare questa tipologia di canto è un lavoro che deve essere fatto. È meglio che si fa adesso, se no fra 50 anni staremo ancora a dire era meglio che se mai si raccoglievamo, se facevamo e se dicevamo. Adesso, grazie ai mezzi tecnologici, grazie al fatto che molti studiosi hanno raccolto tanto di quel materiale, oggi ce l'abbiamo. Oggi abbiamo a disposizione decine, centinaia di canti che sono lì registrati. C'è qualcuno che ci li ha cantati negli anni 50 e stanno lì. Beh, spesso molti non sanno che farci. Ma perché non valorizzare la musica della nostra storia, della nostra memoria? Perché il rischio è che questo diventi soltanto un documento inerte. Deve diventare memoria, e per diventare memoria deve, come dire, diventare musica d'ascolto. E per diventare musica d'ascolto c'è bisogno che qualcuno, come i fratelli Tortora, incominciano a farsi carico di questa cosa. I fratelli Tortora hanno 80 e più anni, forse i nostri giovani, i nostri ragazzi dovrebbero riprendere lo slang musicale delle nostre tradizioni e tradurlo in nuova poesia musicale, come è stato fatto per i gospel, come è stato fatto per il blues in America, ma facciamolo anche noi per la nostra terra, che è stata ed è ricchissima di tradizioni musicali.